Direi che questa tecnica del primer per il glitter è la svolta. Cioè, ho inventato un metodo, ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un po' diverso dal solito perché voglio provare a truccarmi con voi con la palette di Morphe, ovvero questa palette super colorata, però tenterò di farvi capire che non serve un professionista, una persona molto abile per usare questi colori, ma lo può fare tranquillamente chiunque, basta solo qualche accortezza su come sfumare correttamente i colori e non è per niente difficile. Quindi proporrei di iniziare subitissimo perché quello che voglio fare è un trucco un po' più elaborato del solito, ma vi farò vedere che in realtà lo potrebbe fare chiunque. In primis, per cominciare, applico questo primer qui sulla palpebra, che è di Urban Decay. Applico il primer perché il primer serve effettivamente a fare durare di più l'ombretto, ma soprattutto a migliorarne la resa, quindi rendono i colori un po' più vividi. Si può provare benissimo con un correttore, io l'ho sempre fatto, però è vero che il risultato non è sempre garantito perché bisogna trovare effettivamente un correttore che non sia troppo grasso, che non sia troppo secco, quindi col primer andate sul sicuro. Lo applico un po' sulla palpebra mobile, fino in alto in realtà. Questo qui è sul trasparente leggermente color carne. E lo tampono con le dita. Tra l'altro giugno è il mese del Pride, per cui ho pensato a un make-up davvero coloratissimo, ispirato un po' ai colori dell'arcobaleno, così per chi volesse riprovare a ricrearlo a casa, magari può essere un aiuto. Ok, una volta studiato un po' i colori e una volta creato un'idea nella mia testa, procediamo. Con un pennello di questo tipo, quindi un po' schiacciato di lato e più cicciotto al centro, comincio applicando il giallo all'angolo interno, rimanendo nella parte dove vedete che si forma questa pieghetta naturale dell'occhio. Quindi cominciamo da qui. Oh mio Dio, quanto fallout! Ok, benissimo, Jessica, stai andando alla grande. Che bella idea che ho avuto a fare la base prima. Complimenti. Comincio applicando da questa parte il giallo. Con lo stesso pennello, perché vado a prendere un colore più scuro, applico l'arancione subito di fianco, cercando anche di sfumarlo un po' nella parte col giallo. In questo momento sto semplicemente prelevando il prodotto dalla cialda e tamponarlo sulla palpebra. Vado con il terracotta e infine il rosso. Cerco sempre di mischiare un po' la parte iniziale senza creare magari uno stacco netto. Voglio creare una sorta di gradiente con questi colori. Ok, infine voglio dargli una forma un po' allungata, quindi magari adesso vado un po' verso l'alto. Vi assicuro che non sto facendo nient'altro che tamponare. Alla fine magari applico un po' di fucsia o violaceo. Sì, ci sta. L'unica accortezza è che qua verso la fine magari procedo un po' tirando verso l'alto e con il pennello un po' sporco di questi ultimi due colori vado un po' a sfumare quelli che abbiamo applicato prima. E praticamente vi garantisco che in 2 minuti ho creato questa sfumatura senza alcuno sforzo. Ovvio che io sto usando dei colori particolarmente vivaci, ma si può fare con qualunque colore. Magari un'accortezza che posso prendere adesso è quella di prendere un pennello sfumato, quindi un pennello morbido di questa tipologia qui, e sfumare i colori nella parte netta. Magari posso aiutarmi anche con un color panna. Per esempio, già così in 2 minuti mi piace tantissimo. Non voglio che sia troppo sfumato perché voglio che i colori rimangano abbastanza vibranti, quindi per me così va bene. Tra l'altro vi preannuncio che il trucco che voglio fare oggi è molto molto grafico, quindi sarà ben definito, ragion per cui adesso faremo una cat crease. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, significa letteralmente posizionare del correttore, quindi io utilizzo questo qua di Astra, aiutandomi con un pennellino piccolino, in modo da pulire, tra virgolette,
questa parte qui in modo da creare una linea netta dei colori. Quindi quello che faccio è inizialmente spargerlo in modo un po' grossolano nella parte centrale e come vedete quando guardo in alto si viene a formare questa linea qui ed è esattamente dove deve finire la cosiddetta cut crease. Quindi piano piano tamponando. Guardate la differenza, così se preferite appunto il make-up sfumato, così se volete qualcosa di grafico, particolare e super preciso. Chiaramente finita la palpebra mobile, vado fin qui seguendo la linea che ho dato al make-up, quindi verso l'alto. Questa è appunto la differenza. Adesso vorrei provare a creare giù un eyeliner, sempre nella stessa tipologia, quindi sfumato, ma con i colori del verde, azzurro e viola. Ma pensavo di usare i colori glitterati e non so se è una emerita bip cavolata oppure un'ottima idea. Direi di tentare questa impresa utilizzando la colla in realtà per glitter di NYX e applicandola a mo' di eyeliner. Quindi con un pennello piccino partirei all'interno con l'azzurro shimmer. Dimenticavo a dirvi che fisso la parte del correttore con un panna o un bianco. Cosa che avrei dovuto fare prima. Poteva venire sicuramente meglio, ma come prima volta direi che non c'è male. Quindi stessa cosa, prendo l'azzurro, parte iniziale. Verde azzurrino di media intensità, parte centrale. Blu scuro. Fine, questo è il risultato per ora. Beh, super colorato, sono abbastanza soddisfatta. Applico all'interno una matita color burro, questa qui è la 02 Butter di Wycon. Ridefinisco le sopracciglia con la Lift Snatch di NYX. Le pettino un po' all'insù. Adesso provo ad applicare questi ciuffetti di ciglia finte, tra l'altro hanno già la colla inclusa e li ho presi da Primark tipo a qualcosa come 2 euro. Essendo in ciuffetti non è difficile come applicare le ciglia finte lunghe. Basta appunto staccare un ciuffettino, non so se riuscite a vederlo, e applicare la colla in dotazione proprio qua all'attaccatura. Aspettare qualche secondo finché magari la colla non diventa un po' più trasparente. Potreste anche aiutarvi con le pinzette se vi viene meglio. Io vado così. Dopo qualche secondo la posizionate. Dove volete intensificare lo sguardo, io vi consiglio magari di posizionarle alla fine dell'occhio. Così tenete per qualche secondo e il gioco è fatto. Magari se riuscite ne applicate 2 o 3 nella parte finale e vi cambierà completamente lo sguardo. Tra l'altro, secondo me, il disagio che provocano le ciglia finte grandi è imparagonabile a queste qui, anche se dovesse succedere qualcosa, se si staccano non lo nota nessuno, insomma. Applico un velo del mascara Better Than Sex di Too Faced e avendo applicato comunque i ciuffetti cerco solo di tamponare un po' sulle ciglia per uniformarle tutte. Tra l'altro, non so se avete fatto caso, ancora è durata benissimo la laminazione ed è passato più di un mese, cavolo. Penso proprio di sì. Dovrei andare a controllare la data in cui ho fatto il video, che vi lascio qui su se ancora non l'avete visto. Tra l'altro, è una cosa che faccio spessissimo ultimamente, perché appunto non mi va di impastare le ciglia col mascara quando ho fatto la laminazione, è quello di tamponarlo un po' sulle ciglia e levare tutto l'eccesso e tutti i grumetti che si formano con uno scovolino pulito. Lo trovo fantastico. Per finire sulle labbra applico Shameless di Huda Beauty, ovvero il gloss. In realtà già prima di iniziare il video ho utilizzato il gloss di Too Faced, ma insomma non è grande la differenza, che forse è troppo. Lo mischierò un po' con quello di Too Faced. E voilà! Beh, io ci sono stata più sicuramente di 50 minuti, ma perché beh, fare tutto piano piano, inquadrati bene, vabbè, è un po' difficoltoso. Però questo qui appunto è il risultato finale. Vi assicuro che non è difficile come sembra, cioè l'avete visto assieme a me, basta semplicemente tamponare l'ombretto con un pennello magari un po' più fitto e poi andare a sfumare con un pennello pulito e questo è il risultato.
Sono veramente contentissima di come è uscito fuori il look. È sicuramente fuori dalla mia comfort zone, ma mi piace tantissimo. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto, ci proverete. E soprattutto, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo qui giù cliccando il tasto rosso. Io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!